è stata la partita che vi avevo preannunciato ieri, cioè una partita difficilissima, dove naturalmente c'era grandissima densità in mezzo al campo e dove l'aspetto agonistico, anche in virtù delle caratteristiche dell'avversario, che devo fare i complimenti, ovviamente è una squadra che non è lì per caso, perché coniuga le classiche caratteristiche di questa categoria, quindi intensità, cattiveria agonistica, bravi sulle seconde palle, ha una qualità di gioco importante. Quindi se non fossimo scesi in campo con una determinazione feroce, con un'attenzione, con una cattiveria che ci vuole in questa categoria, credo che oggi non avremmo fatto punti. L'abbiamo voluto fortemente, è normale, è stata una partita equilibrata, potevamo vincerla, potevamo perderla, però credo che il risultato sia giusto, anche se forse ne abbiamo avuto quelle più chiare come occasioni, no? Perché l'occasione di Emers, primo tempo, Castrovilli, Spettacolare, diciamo quelle un po' sì. più chiare, più belle. 30 centimetri in Però meno. devo essere sincero, credo che il risultato sia giusto e devo fare complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una prestazione importante oggi. È una partita che ha vissuto su un equilibrio sottile. È chiaro che ci sono stati momenti in cui la Cittadella ha preso il sopravvento e noi siamo stati bravi veramente a concedergli occasioni sporche, diciamo. Noi abbiamo avuto quelle un po' più pericolose, però alla fine, ripeto, è normale che una vittoria per noi sarebbe stata importante, ci avrebbe rilanciato, credo, in maniera sì, però in maniera no, prorompente nei playoff. Però questo tipo di partite ci devono dare la consapevolezza con questo carattere, con questa grinta e migliorando sotto gli altri aspetti del gioco e della propositività possiamo andare lontani. Prima tempo è stata una partita molto combattuta, noi sapevamo che provavano ad allungarci con questi rinvii sempre dal fondo, cercando di verticalizzare. Non siamo stati bravi a conquistare le seconde palle, soprattutto a tenere la palla per riuscire a mantenere la squadra corta. Quello che invece abbiamo fatto, secondo me, bene nel secondo tempo. Avevamo avuto già una grossa occasione il primo tempo con Strizzolo, perché Ravaglia credo abbia fatto una parata importante in quella situazione. E poi abbiamo creato i presupposti di tante situazioni in cui non siamo stati bravi a concretizzare nel primo tempo. Nel secondo tempo credo che abbiamo avuto tre occasioni da gol importanti, con Branca, Schenetti e la punizione di Iori, che credo sia uscita di qualche centimetro. Quindi abbiamo subito queste due situazioni, un colpo di testa dentro l'area che Paleari è stato bravo a intervenire, però credo che sia stata una partita soprattutto combattuta, dove credo che nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa in più noi. Mi dispiace, magari portar via anche un risultato di 3 punti ci stava, però non ci siamo riusciti e dobbiamo accontentarci di questo punto, di questo risultato contro una squadra sicuramente che ha valore. E dobbiamo essere capaci di migliorarci in queste situazioni in cui riusciamo a fare discretamente, ma non sempre a portare via magari quel risultato che ci consente di fare un salto nella classifica, perché poi vincere quei 3 punti è assolutamente importante. Sì, beh, sicuramente la continuità in questo campionato è importante. Dopo è chiaro che riuscire a vincere le partite o fare un filotto in cui si vincono le partite ti dà sicuramente con quella sicurezza e quella consapevolezza che in questo momento dobbiamo accrescere e far nostro. Questo è l'aspetto sul quale dobbiamo stare attenti e lavorare. Adesso abbiamo un'altra trasferta, difficile, una squadra che ha perso ieri a Venezia. Quindi sarà una di quelle, un'altra gara importante dove per noi cercare o provare di fare qualcosa di importante sarà assolutamente l'obiettivo che ci poniamo in questa settimana. Sappiamo che sarà molto difficile, però dobbiamo orientarci su questo in questo momento.